Un vero e proprio negozio parallelo gestito da cinesi, quello scoperto dalla Guardia di Finanza di Palermo. Un grande magazzino gestito da una coppia, dove tutta la comunità locale si recava per acquistare merce, ovviamente contraffatta. 250.000 i pezzi sequestrati adesso, tutti contraffatti, tutti senza requisiti, a norma c'è. Sequestrati orologi, accendini, giocattoli, ma anche, e non è una novità, medicinali, analgesici, antinfiammatori. Tutta merce proveniente dall'Oriente, con indicazioni in cinese, senza tagliandi di trasporto. Nel deposito magazzino la coppia viveva di giorno avendo ricavato un appartamento all'interno del quale dormiva una bimba di 10 mesi al momento dell'irruzione della finanza. Locali sudici e maleodoranti dove scorazzavano indisturbati topi e insetti. I due avevano il negozio in via Macheda mentre l'appartamento deposito si trovava a Piazza Rivoluzione. La titolare, 49 anni, è stata denunciata. Il marito, suo coetaneo, sprovvisto di permesso di soggiorno, sarà adesso espulso dall'Italia. Negli ultimi due periodi di imposta l'attività aveva dichiarato volumi d'affari irrisori, appena 18.000 euro, irrilevanti rispetto alla quantità di merce trovata, che avrebbe fruttato, e questa la stima della finanza ai due extracomunitari, un ricavato di oltre 1 milione di euro.